Buonasera e ben ritrovati. Nuovo appuntamento con TG Piemonte. Un format inusuale e innovativo, quello dell'edizione 2023 dell'Assemblea Generale dell'Unione Industriali Torino, che nella sala del Teatro Regio ha riunito oggi il sistema imprenditoriale cittadino per l'annuale momento di incontro pubblico. Sentiamo. Quattro ambiti di approfondimento strategici: geopolitica, ambiente e salute, innovazione e intelligenza artificiale, attrattività del territorio, affidati alle testimonianze di Dario Fabbri, analista geopolitico e direttore di Domino, di Ilaria Capua, Senior Fellow for Global Health, John Hopkins University, di Barbara Caputo, direttrice del Centro di Eccellenza per l'Intelligenza Artificiale, e di Giovanni Sandri, responsabile BlackRock per il Sud Europa. Con questo format innovativo si è svolta a Teatro Regio l'edizione 2023 dell'Assemblea Generale dell'Unione Industriali di Torino, che ha riunito il sistema imprenditoriale cittadino per l'annuale momento di incontro pubblico con la comunità locale nelle sue varie componenti. L'obiettivo era quello di condividere con la comunità, condividere con i colleghi imprenditori, ma con i giovani, quali sono le priorità e come vive uno che fa impresa. E quindi il lavoro, lo scenario, e quindi siamo partiti con lo scenario di geopolitica, abbiamo parlato della salute, abbiamo parlato dell'innovazione che evolve nell'intelligenza artificiale e quindi l'attrattività, che è quello che preoccupa e che è l'obiettivo di noi imprese, no? Ma è anche l'obiettivo del paese. Quindi su questo credo che anche l'intervento del ministro Pichetto Fratin sia in quell'ottica lì. Mi è molto piaciuto, credo che tutti abbiano apprezzato le considerazioni che ha fatto il dottor Sandri di BlackRock, quindi l'attrattività del paese per nuovi investimenti, ma anche per noi che già investiamo, che abbiamo investito su questo territorio. E quindi sono le riforme, sono la stabilità politica e sono le riforme. Queste che finalmente, l'ho detto, noi senior non siamo riusciti a far fare le riforme a questo paese. Adesso spero che i giovani spingano in questa direzione qua per dare una spinta ulteriore, perché le riforme vanno fatte. E con le riforme fatte il paese sarà ancora più attrattivo. Sicuramente una città che guarda al futuro con ottimismo, pur nella consapevolezza di una criticità generale internazionale molto, molto forte. Ed è proprio in un momento come questo che la forza del tessuto produttivo della nostra città deve fare sistema, deve continuare a essere coesa, e certamente Torino può diventare, lo è già, ma deve diventarlo ancora di più nel prossimo futuro, una città laboratorio, una città protagonista di un rinnovato slancio che l'Italia deve assolutamente assumere velocemente per dare forza al ruolo delle istituzioni comunitarie, dell'Unione Europea. E questo è il momento di fare squadra tra paesi europei, non è certamente il momento dei sovranismi nazionali, che stanno dimostrando tutta la loro debolezza in termini prospettici. Ed è questo, in qualche modo, credo che la cosa più importante che dobbiamo fare come paese, non certamente solo come città di Torino, e Torino dentro questa cornice può giocare un ruolo davvero da protagonista. E questo è stato un fine settimana denso di cronaca tra Torino e provincia. Partiamo da Vernante, nel Cuneese, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola. Nel torinese numerosi arresti per droga, invece, fermato anche il rapinatore seriale di automobili. Vediamo. E caccia all'assassino che sabato pomeriggio ha ucciso un uomo di circa 30 anni a Vernante, nel Cuneese. La vittima è un operaio di origini albanesi, residente a Caraglio, impiegato nei cantieri stradali. L'uomo è stato trovato in fin di vita nei pressi del laboratorio di falegnameria, dove a volte aiutava, trasportato in ospedale e morto poco dopo. Sul corpo ci sono diverse ferite che sembrano compatibili con dei colpi di pistola. A svolgere le indagini, i carabinieri, a partire dalle immagini delle videocamere di sorveglianza, che potrebbero aver ripreso il responsabile. Anche a Torino, weekend denso di cronaca. Quattro arresti e il sequestro di centinaia di dosi di stupefacenti sono il risultato di una serie di controlli svolti dai carabinieri nel torinese. A Grugliasco un trentenne è stato fermato in flagranza di reato con 5 dosi di cocaina infilate in bocca. A un giovane di Strambino sono stati trovati più di 8 grammi di droga in casa, mentre a Chianocco un 39enne ne nascondeva 20 grammi in auto. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno individuato e arrestato un trentenne con l'accusa di aver spacciato droga ad Alpignano e Rosta. L'uomo era stato notato mentre cedeva una dose di marijuana a un cliente. Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di cocaina, chetamina, ecstasy, un coltello, un sacchetto di marijuana, pasticche sintetiche e un bilancino di precisione. Ma non è finita qui.
A Torino, in zona Madonna di Campagna, i carabinieri hanno individuato e tratto in arresto il presunto autore di una catena di furti su automobili parcheggiate. Si tratta di un 34enne fermato mentre tentava di rubare oggetti da una vettura dopo aver rotto il finestrino con un martelletto. L'uomo è sospettato di altre 13 razzie. E ora parliamo di sanità. Il futuro della medicina diagnostica passa dall'intelligenza artificiale. Il gruppo CIDIMU ha infatti presentato un nuovo software implementato nei sistemi di risonanza magnetica ad alto campo che garantisce una qualità delle immagini più elevata, dettagli nitidi e una sensibile riduzione del tempo di esecuzione dell'esame. Vediamo i dettagli nel servizio. Dottor Riba, quali sono i vantaggi dell'intelligenza artificiale applicata alla risonanza magnetica? I vantaggi sono molteplici. Molteplici da due punti di vista. Dal punto di vista di chi fa l'imprenditore, quindi investe in queste macchine, e dal punto di vista del medico che deve refertare queste immagini, e dal punto di vista del paziente che deve subire l'esame diagnostico. Allora, da parte dell'imprenditore c'è questo enorme vantaggio, che con l'applicazione dell'intelligenza artificiale su macchine non top di gamma o non di, con campi magnetici molto elevati come il 3 Tesla o Tesla più alti ancora, riesce ad ottenere delle immagini praticamente sovrapponibili con quelle di queste macchine e riesce a portare la tecnologia ad un livello estremamente elevato. Naturalmente con investimenti decisamente minori, quindi con investimenti minori per ciò che riguarda l'acquisizione delle macchine, con investimenti minori per ciò che riguarda il contenimento dei campi magnetici e con tutto quello che deriva dai campi magnetici elevati, che sono anche decisamente più pericolosi. Tutto questo anche a favore della qualità delle immagini, quindi, su cui voi dovete lavorare. Certamente, perché porta il livello delle immagini esattamente a quello di macchine molto superiori, quindi un livello estremamente elevato, primo. Secondo, dal punto di vista del medico, il vantaggio è evidente, ha delle immagini che sono nettamente più diagnostiche, diciamo forse malamente più facili da interpretare, è come vedere un'immagine sgranata, come vederla con una nitidezza assolutamente ottimale. E restiamo in tema sanità con una bella notizia, perché un bimbo di 5 mesi di Torino, affetto da una grave cardiopatia congenita, è stato salvato attraverso un trapianto di cuore proveniente dalla Germania, nonostante la compatibilità sanguigna fosse diversa. È stato possibile grazie all'utilizzo di una nuova macchina ECMO cuore-polmone utilizzata per la prima volta in pediatria. Il bambino aveva una cardiopatia congenita, ovvero un cuore con un solo ventricolo che non riusciva a funzionare correttamente. L'equipe della cardiochirurgia pediatrica delle cardiopatie congenite dell'ospedale Regina Margherita aveva tentato di stabilizzare la situazione, che però poi è precipitata. Il bambino è stato mantenuto in vita per 8 giorni grazie alla macchina, finché poi è arrivato l'organo dalla Germania. L'intervento è durato 8 ore ed è tecnicamente riuscito. Ora cambiamo decisamente argomento. Il fiume nelle case e il fango sulle lenzuola della camera da letto. Sono questi alcuni dei racconti che abbiamo raccolto tra chi ha vissuto 29 anni fa le conseguenze dell'onda di piena del Tanaro. Alta più di 4 metri, il suo impeto travolse il quartiere Orti ad Alessandria, Astuti e San Michele, uccidendo 14 persone. Era il 6 novembre del 1994 e oggi ad Alessandria si è ricordato quel giorno e le sue vittime. In Piemonte le vittime furono 59. Vediamo. Prima la messa in Duomo, celebrata da Monsignor Guido Gallese, poi al quartiere Orti, le persone che assistono in silenzio alla deposizione di una corona d'alloro di fronte al monumento dedicato alle 14 persone che in questo quartiere morirono il 6 novembre del 1994. Nella memoria e sulla pelle di molti, qui l'onda di piena è stata come una ferita che, passati quasi 30 anni, non è ancora guarita e torna ogni tanto a fare male.
Accendendo la televisione riviviamo tutto quello che abbiamo vissuto noi e addirittura io ritrovo in certe persone che vengono intervistate, come sta lei facendo con me adesso, io ritrovo le stesse frasi che dicevo allora: ho perso tutto, sono in questa casa da pochi anni, noi avevamo 3 metri d'acqua sotto i piedi. Quando, signora, quando il fiume si alza, il Tanor che è qua a 2 passi, c'è ancora un timore, una paura? Io e la mia amica Marilena abbiamo passato serate sul Tanaro a telefonare. Guarda che mi hanno detto che è aumentato di 2 centimetri, forse hanno detto che è diminuito di 3, non lo sappiamo. Siamo state lì nel 16 ad aspettare una piena, fortunatamente non è arrivata. Un dovere ricordare i caduti e poi così, mi emoziona. Ti ringraziamo la Madre Superiore Suor Natalina Rognoni che ha permesso di consentire la visita delle ragazze a questo momento particolare, proprio perché in quell'anno nella casa non ci sono stati decessi. Le preghiere della Madre Fondatrice hanno aiutato sia le ragazze che tutti gli operatori in turno quella domenica. Avevano l'acqua anche nei letti, dalle grida anche di fuori di notte, perché qualcuno era nei cascionetti perché aveva paura. L'acqua cresceva piano piano, poi però arrivò come un'onda. È arrivato come un'onda perché ha battuto l'argine, c'era un argine molto fragile. Come è arrivato a scavalcarlo, un argine di terra largo 1,5 metri, l'ha travolto. Di conseguenza sono creati dei buchi nell'argine, è entrato praticamente il fiume in casa. Ricordiamo bene anche l'opera dei tanti volontari che arrivavano qui agli Orti, che fu una delle zone più colpite. Io avevo una squadra che arrivava da Bergamo, i ragazzi, tutti gli amici di mio figlio andavano a scuola in ragioneria, ma quanti erano lì a darci una mano? È stato bello, insomma, bello in quel senso lì, sì, abbiamo avuto tanto aiuto. E ora cambiamo decisamente argomento. Le enoteche regionali sono uno dei tasselli per la promozione e la narrazione stessa del vino e dei prodotti tipici del Piemonte. Un tassello ancora in parte da valorizzare. All'enoteca regionale del Roero puntano anche sull'aperitivo. Vediamo tutto. L'aperitivo può diventare uno strumento di conoscenza. Questo probabilmente fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, ma oggi, attraverso anche i nuovi media, attraverso anche la conoscenza e la cultura del territorio e del buon bere e del buon cibo, diventa una possibilità concreta. Anche per il Roero, un territorio che è indubbiamente noto, ma che sta attraversando una fase di ulteriore maggiore possibilità di conoscenza. Sì, l'obiettivo dell'aperitivo in questo caso è l'aperitivo di filiera, significa proprio un'occasione, un'opportunità per raccontare il nostro territorio. Che cosa significa? Noi prendiamo i prodotti dei nostri associati e li portiamo in tavola attraverso un aperitivo, quindi un modo nuovo, giovane. Prima si faceva attraverso la trasformazione dei piatti con gli chef, e invece adesso noi lo cerchiamo di fare in maniera un pochettino più giovane, quindi un aperitivo semplice, quindi con il vino, che può essere l'Arnese, il nostro Roero, oppure anche un Barbera e un Nebbiolo semplice tra virgolette, ovviamente non di OCG, e dopodiché andare a lavorare su quelli che sono i profumi, gli aromi e le storie, perché di questo si tratta. Il progetto della filiera corta nasce proprio grazie a un progetto del PSR voluto dalla Regione Piemonte, che ci porta a valorizzare i prodotti della terra e portarli in tavola e di conseguenza anche portare le persone all'interno dell'enoteca che possono acquistare direttamente anche il prodotto. Li abbiamo già provato l'anno scorso, io ero un po' scettico, mi sembrava, invece abbiamo avuto un notevole risultato perché avviciniamo una popolazione di tutte le età, quindi una potenziale, chiamiamola clientela in senso lato, del mondo enogastronomico, ma nel nostro caso soprattutto per i vini. Dobbiamo avvicinarle ai nostri 65 produttori in maniera che chi viene in enoteca e acquista una bottiglia o 100 bottiglie, fa l'aperitivo con i propri amici. Se è della zona va bene, ma se arriva da fuori vale doppio, come quelli che arrivano si giocano in trasferta e poi si recano
a visitare i nostri associati a suo tempo e soprattutto in questa stagione autunnale che è particolarmente favorevole, noi abbiamo raggiunto lo scopo. Allora facciamo attività promozionale attraverso i social, faremo anche adesso un bombardamento televisivo perché abbiamo gli strumenti dati dal piano di sviluppo rurale che propone anche questo, faremo anche gli aperitivi e contiamo di raggiungere un numero notevole di persone che esiste e che va avvicinato. Ora torniamo a Torino, dove un tempo c'era l'Istituto per Ciechi in Via Nizza 151, ora ha aperto una nuova biblioteca. Si chiama Braille, fa parte del circuito delle biblioteche civiche torinesi. Siamo andati a visitarla e abbiamo incontrato la dirigente Cecilia Cognini. Sentiamo. Ogni libro è una finestra sul mondo e leggere è sempre un metodo interessante per guardare la realtà da prospettive nuove. Da qualche settimana a Torino ha aperto una biblioteca molto speciale. Si chiama Braille e ospita più di 7.000 volumi destinati ai non vedenti. Trova spazio in via Nizza 151, in quel palazzone grigio che per oltre 100 anni, dal 1871 al 1980, fu sede dell'Istituto per Ciechi. Oggi trova nuova vita grazie a un finanziamento che la città di Torino attraverso il servizio biblioteche ha ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura. Insieme ai servizi sociali della città, che sono i detentori degli oggetti, del patrimonio, e alle due associazioni, in particolare appunto l'APRI e l'Unione Italiana Ciechi, abbiamo avviato questa progettualità per recuperare questa documentazione, questo patrimonio che è anche un patrimonio storico che racconta una storia importante della nostra città. Inventariati e catalogati, oggi i libri sono disponibili per chi li voglia prendere in prestito. Una grande specificità di questa biblioteca è che ci sono tanti spartiti musicali, e anche questo è un tema sul quale vogliamo ragionare e riflettere anche per capire come implementare questa dotazione. La biblioteca è aperta due giorni alla settimana, ma l'obiettivo è di ampliare l'insieme di attività organizzate al suo interno. In particolare ci sono già delle attività che vengono svolte con le scuole, cercheremo di promuovere tutto questo perché il nostro progetto aveva anche questa funzione, cioè di valorizzare il patrimonio, la conoscenza del Braille, no? Come lingua dei non vedenti. Una grande operazione che guarda al futuro con l'intento di potenziare ancora di più il ruolo delle biblioteche come primo servizio di prossimità accessibile per tutti. La risposta della cittadinanza è buona, con un andamento in crescita dopo la battuta d'arresto del Covid. Rispetto al 2021, nel 2022 abbiamo registrato più 70% di presenze e di prestiti e chiuderemo da ottobre 2022 a settembre 2023, abbiamo oltre 13.000 nuovi iscritti. E questo è un dato che su una città che oggi vanta per il nostro servizio quasi 380.000 iscritti su tutta la città, è un dato confortante. Non è ancora abbastanza, vogliamo fare meglio di più, però certamente sappiamo che stiamo andando nella direzione giusta. E per il momento è tutto, dopo la sigla c'è il nostro TG Sport. Il Torino ospita stasera con inizio alle 20:45 il Sassuolo nel posticipo di campionato. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la vittoria è d'obbligo. La partita sarà commentata stasera in diretta Orgoglio Granata. Intanto sentiamo le probabili formazioni e le parole di Juric. Ieri sera all'ora di cena Ivan Juric ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia di Toro Sassuolo di stasera e ha parlato ovviamente della formazione, che sarà fortemente condizionata dal fatto che i giocatori abbiano o meno recuperato dagli sforzi di Coppa Italia i 120 minuti col Frosinone. Il discorso vale soprattutto per Zapata e Voivoda. Infatti io ci ho detto: Zapata decido all'ultimo se farlo giocare all'inizio, vediamo se ha recuperato. Voivoda ha giocato 100 minuti in Coppa Italia, servirà un giocatore dinamico. Su Radonjić invece elusivo, ho detto io ci vedremo se tornerà protagonista.
La partita di stasera a pari di Juric è molto importante perché, ha detto il mister Granata, veniamo da un calendario difficile, abbiamo vinto a Lecce, nelle prossime due affronteremo due squadre del nostro livello e dunque cerchiamo di fare punti. Ha detto Juric che anche Tamez va bene come bacino destro, anche se stasera potrebbe giocare invece Zima, aggiungiamo noi, che è stato positivo contro il Frosinone. Su Ilic e Ghinetti si ha speso belle parole Juric, ha detto a Ilic adesso non posso imporre nulla come lavoro. Ghinetti invece è un ragazzo che lavora fortissimo, ha fatto molto bene nelle ultime due partite. Vediamo domani come sta. Juric ha speso belle parole anche per Vlasic, ha detto un ragazzo splendido a livello di lavoro. Siamo tutti convinti che migliorerà e si sbloccherà. Contro il Frosinone ha sfiorato il gol, ma siamo convinti che tornerà devastante. In questa posizione di mezzala può fare bene, questa posizione lo può aiutare. Elogi anche per Bellanova, sta crescendo benissimo, avevamo qualche dubbio, ma con il lavoro sta eliminando quei difetti che non l'hanno fatto restare all'Inter. E infine due curiosità legate agli arbitri. Quello di stasera sarà una donna, la signora Ferrieri Caputi, già con una vasta esperienza, e ieri Domenica Di Varsa, presidente del Torino Urbano Caio, che è stato avvistato a bordo campo della partita Civate-Dubino, partita prima categoria lombarda, perché Caio ha seguito da vicino il figlio Federico, che è arbitro della sezione di Milano. La Juventus vince al Franchi contro la Fiorentina grazie a un gol del giovane Miretti e blinda il secondo posto in classifica. Molte le polemiche relative alla scelta di disputare la gara nonostante lo stato d'emergenza in Toscana per l'alluvione che ha causato vittime e danni ingenti. Sentiamo. Alla Juventus è bastata una rete di Miretti per uscire vittoriosa da Franchi e battere la Fiorentina 0-1 in una sfida preceduta dalle polemiche sull'opportunità di rinviare la gara per l'alluvione che ha colpito la Toscana causando morti e danni ingenti. Alla fine la Lega Calcio ha deciso che si sarebbe giocato comunque a seguito delle considerazioni dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ma senza i tifosi della curva Fiesole che hanno disertato gli spalti in segno di protesta per la decisione presa. Ed è proprio questa la domanda che in tanti si pongono anche il giorno dopo. È stato giusto giocarla? Sì o no? Matteo Renzi ha annunciato che farà un'interrogazione parlamentare. Anche secondo Salvini non si doveva giocare. Dalle polemiche al campo. Dopo 5 anni la Juventus è tornata così a battere la Fiorentina al Franchi, confermandosi la seconda forza del campionato a soli 2 punti dall'Inter. Una gara dove la squadra bianconera ha lasciato praticamente ai viola di fare la partita, ripartendo in contropiede cercando di sfruttare gli errori della fase difensiva gigliata. Una vittoria che porta la firma del giovane Miretti al suo primo gol in Serie A. Soddisfatto anche mister Allegri e per i 3 punti e per la prestazione dei suoi ragazzi. Capitolo scudetto, bisogna sempre guardare avanti, ha dichiarato, ma Inter, Milan e Napoli sono più attrezzate. Noi abbiamo tanti giovani, c'è un buono spirito. Le partite si vincono attraverso la sofferenza e una buona fase difensiva. Intanto i bianconeri hanno consolidato il secondo posto, unici a tenere il passo della capolista Inter. Questa era l'ultima notizia, ora ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con Tribimeteo. Una buona serata, restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In serata, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, banchi di nebbia in parziale sollevamento. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni.